Sì, grazie Presidente. Nell'analisi di queste linee programmatiche sul documento di economia e finanza mi preme sottolineare un aspetto che è quello che se è vero che i mercati hanno bisogno di fiducia e in economia serve la fiducia per far sì che si possa in qualche maniera migliorare e che il Paese possa crescere, direi che se fossi un operatore finanziario o magari un imprenditore a vedere il dibattito di oggi, sinceramente la fiducia mi verrebbe molto meno. Basta guardare un po' i vostri sguardi cupi, la vostra poca propensione a credere quello che avete scritto nella nota d'aggiornamento del DEF. Io ve lo dico, fate qualcosa, perché 3 anni così è davvero una bella depressione, quindi ve lo diciamo, è veramente dura, è veramente dura. Insomma. Quindi l'invito è questo, anche perché poi, come si diceva, che la manovra sia recessiva, non lo diciamo noi, l'ha detto Confindustria, che fino a ieri veniva utilizzata, almeno rispetto a quello che diceva, dalla loro opposizione del Partito Democratico come elemento su cui incunearsi nei confronti della loro governo giallo-verde. Quindi se valevano allora i commenti di Confindustria, è giusto che vengano messi in evidenza anche adesso. Perché in effetti questa è un po' la manovra del nulla, è la manovra del tirare a campare. Siamo qui, non vogliamo andare a casa, non vogliamo andare a votare, quindi facciamo una manovra giusto per proseguire, poi guardiamo il 2020, poi ci penseremo. Una manovra che non dice nulla, nessuna svolta sulla crescita, in quanto l'avete scritto voi, andate a vedere pagina 35, a fronte di un investimento dello 0,8% di deficit che voi chiedete, gli effetti veri della manovra in questa tabella si vedono, un timido 0,2 per il 2020, un timido 0,2 per il 2021 e assolutamente lo zero per il 2022, quindi 0,8 di deficit per effetti della manovra per uno 0,4, e quindi sostanzialmente la manovra costa di più di quello che rende. Dire che sia espansiva è davvero un qualcosa che non sta in cielo e né in terra. Poi, come classico, qualche tassa nascosta qua e là, perché poi adesso va di moda usare queste parole in inglese, no? Tax expenditure. Uno a casa dice, caspita, cosa sarà mai? Ha ragione il collega Tosato, una fregatura. Taglio deduzioni, taglio detrazioni, taglio agevolazioni, quindi aumento le tasse. E quindi non è che usate l'italiano, che è meglio. Così come la rimodulazione dell'IVA, prima il collega Tosato tra le varie parole si è dimenticata quella che utilizzavate spesso, che era armonizzazione dei bilanci. Mamma mia, una di quelle parole che proprio volevano dire nuove tasse per tutti, e anche lì altro che fregatura e peggio ancora. Ma adesso c'è il Green New Deal, altro totem, religione, nuova religione pagana dell'ambientalismo più sfrenato, che poi che ci occorrano politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, di protezione dell'ambiente, siamo tutti d'accordo. Però questa estremizzazione non vorremmo che diventasse solo una scusa per favorire un certo tipo di capitalismo finanziario, e ci siamo capiti, magari quello evergreen, e dall'altra l'alibi per mettere nuove tasse nei confronti non dei ricchi, perché poi queste tasse qui chi le pagheranno? Le famiglie normali e quelle povere, come di solito accade in questi casi. Lo dico a tutti, compreso il senatore Monti, visto che vi reggete anche come governo sull'aiuto dei senatori a vita, anziché ascoltare Greta, io ascolterei più un senatore a vita che è qui con noi, oggi non è presente, ma che è Carlo Rubbia, che è un fisico accademico e che sul clima ha detto più volte che bisogna investire in tecnologia e in ricerca se si vogliono fare misure di protezione. Quindi magari chiedetegli qualche consiglio, perché tra Greta, con tutto il rispetto al movimento giovanile, a quello che hanno fatto, e Carlo Rubbia, perdonatemi, scelgo 100.000 volte Carlo Rubbia, uno che ha studiato e perché ha fatto un percorso accademico, e noi siamo ancora per il rispetto della scienza, di coloro che hanno studiato, di coloro che magari possono spiegarci meglio determinati fenomeni. Ma ci sono anche nella manovra pochissimi investimenti. Io mi sono sentito una pappardella più volte legata, bisogna fare investimenti, gli investimenti è l'unico modo per la crescita. Effettivamente i 50 miliardi in 3 anni sono, in 15 anni, chiedo scusa, sono veramente pochissimi, tenendo conto che ce n'erano già 105
che erano stati stanziati dall'allora governo Gentiloni, ma sappiamo bene tutti che non è tanto l'importo che mettiamo, ma il problema è quello di riuscire a spenderli sti soldi. E visto che avete scritto che sulla riforma del codice degli appalti volete monitorare, vediamo, non siete neanche convinti molto delle semplificazioni dello sblocca cantieri, dubito che se ne possa spendere anche uno solo di quei 50 miliardi. Quindi anche da questo punto di vista l'invito è quello a riflettere. Poi non avete scritto neanche se sugli avanzi di amministrazione alla fine vorrete continuare a dare ai comuni questo spazio che ha generato indubbiamente un po' di prodotto interno lordo, perché quel poco di crescita che oggi c'è è dettata soprattutto da quella visione e da quella linea che l'allora governo aveva messo e contenuto nella manovra di bilancio. Vedremo, stiamo a vedere, indubbiamente queste sono solo le linee programmatiche. Vabbè, sul taglio del cuneo anche lì irrisorio, manovra è giusta, corretta, ma decisamente irrisorio, al di là poi della polemica della brutta copia degli 80 euro che sono diventati 40, però il problema vero è quello che non è la riduzione del costo del lavoro, perché va a beneficio solo dei lavoratori e non certo a beneficio delle imprese e delle aziende, perché di questo tema imprese, aziende, imprenditori, quelli che fanno andare avanti questo paese, che diciamocelo tutto, al di là del taglio del parlamentare, ci pagano pure lo stipendio, perché si alzano alle 5 di mattina a lavorare, si fanno un mazzo tanto e alla fine poi sono loro che pagano lo stipendio a tutti noi, così ci capiamo, non c'è una riga in questo documento di economia e finanza. Addirittura non viene neanche confermato il fatto che il taglio dell'IRES, così come era stato programmato, ci sarà o meno nella manovra, che dal 24 noi sappiamo del 2019 arriverebbe al 20% nel 2022. Anche su questo tema assolutamente non c'è nulla. Quindi vorremmo avere qualche risposta e qualche certezza da questo punto di vista, per non dire di nessuna traccia della riforma del sistema fiscale. No, come sempre parliamo di recupero dell'evasione fiscale, che oltre alla somma notevole che avete messo e che non è assolutamente credibile, ancora una volta ce la prendiamo con i più piccoli. Guardiamo sempre al basso, guardiamo la povera gente, perché la lotta al contante non è la vera capacità, non è qui che si sta la capacità di riuscire a contrastare l'evasione fiscale. Sono le grandi multinazionali finanziarie quelle che vadono di più. L'ha certificato la CGA di Mestre proprio qualche giorno fa dicendo che vadono 16 volte di più rispetto alle piccole e medie imprese. Eppure ancora una volta si va in quella direzione, instaurando addirittura un clima di terrore, perché il tema del recuperare 1-2 miliardi dalle false compensazioni è lì sì che è il DASPO nei confronti dei commercialisti. Creo terrore, attenzione che se sbagli te la faccio pagare, e alla fine tentativi, magari compensazioni che sono più che legittime, per paura non saranno fatte, motivo per cui voi riuscirete a recuperare alcuni soldi. È davvero un clima che fa male al paese, perché non c'è bisogno del clima di terrore, ci vuole fiducia, ci vuole una riforma fiscale, bisogna abbassare le tasse se si vogliono recuperare dei fondi, proprio come abbiamo fatto noi con la flat tax, che ci ha fatto recuperare determinate cifre. Ma poi senza dimenticare che se vogliamo far sì che le carte di credito vengano utilizzate in maniera maggiore, ma riusciamo, non dobbiamo inventarci nulla, dovete fare solo quello che il collega Bitonci da sottosegretario stava portando avanti nello scorso governo, quindi basta copiare. Vi diamo anche un consiglio, suggerimento facile: andate ad azzerare le commissioni bancarie così come avviene in tutta Europa. Non si capisce perché solo in Italia, se uno al POS deve pagare collegamenti, commissioni e quant'altro, è lì che si facilita l'utilizzo delle carte di credito. Se io vado in Europa, anche se spendo 3 euro posso pagarle con la carta. Da noi ovviamente non risulterebbe conveniente, perché quello che ci guadagna l'operatore non sarebbe nulla, anzi ci perderebbe visto il collegamento e le commissioni che bisogna pagare. Quella è la strada che bisogna percorrere, e anche quella, ve lo diciamo, altro suggerimento, perché sennò ci dite che diciamo solo no, siamo l'opposizione brutta e cattiva, no, non siamo fatti così. Mi fa piacere che il sottosegretario Malpezzi sorrida, ravvivi un po' l'aula, anche lei mi aiuti in questa direzione. Mi raccomando, il tema delle detrazioni, date la possibilità di detrarre su determinate spese, perché col sistema della detrazione in altri paesi si è recuperata l'evasione, perché diventa più conveniente indubbiamente far le fatture, soprattutto in determinati casi, quindi è lì che dobbiamo in qualche modo ragionare e lavorare in questa direzione. Chiudo semplicemente ricordando una cosa, perché mi avete più volte
più volte ci avete detto nella scorsa, faccio qua tutto il resoconto stenografico dell'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Me la sono letta tutta, soprattutto gli interventi ovviamente del Partito Democratico. Perché davvero, quando ci avete sostenuto che i conti, adesso dite che avete ripreso l'Italia per i capelli, fantastico, una meraviglia, no? Come se l'Italia fosse in uno stato di difficoltà tale per cui c'è una paginetta, dovrebbe essere pagina 61 se non ricordo male nel DEF, andate a vedere che con la manovra di assestamento, con l'operazione fatta dal vecchio governo, l'Europa ha detto che i conti erano a posto, eravamo al 2,04 e avevamo rispettato nessuna procedura di infrazione, avevamo recuperato delle risorse, grazie agli accantonamenti tutto era perfettamente in linea, eppure ci dicevate che era tutto un disastro. Adesso voi andate al 2,2 e dite che avete riacciuffato l'Italia per i capelli. Ma basta, non se ne più di sta storia, non esiste che se facciamo deficit noi, sfasciamo i conti, lo fate voi di più. Ah no, allora voi avete salvato l'Italia. Ma basta con queste bugie, le bugie hanno le gambe corte. Senatore, il suo tempo sta decadendo. Sta decadendo, proprio perché sta decadendo volevo solo ricordare che la spesa pensionistica è scesa e che anche gli interessi sul debito, si ricorda lo spread famoso, e vi dicendo, andate a pagina, se non sbaglio, se sanno la pagina, la tabella 3/.. Un secondo solo, grazie. La tabella ce l'ho qua, guardate. Scusi, perché poi bisogna anche dare la pagina, pagina 42, dove si vede che gli interessi sul debito sono diminuiti dal 2018 al 2019 di 3,3 miliardi. Quindi tutti quei miliardi dello spread, delle spese che avete, gli interessi, l'avete scritto voi. E poi invece quello che davvero pesa è proprio quel reddito di cittadinanza che avete contestato duramente voi del Partito Democratico nella scorsa manovra e che oggi vi apprestate, perché è scritto così la nota aggiornamento del DEF, a votare. Quindi auguri con i vostri elettori, andate alla festa dell'unità, perché va bene dire abbiamo fatto l'alleanza perché dovevamo fermare Salvini, magari lì qualcuno vi dice ah sì, avete fatto bene, ma andate a dire che andate a votare il reddito di cittadinanza che alla fine avevate contestato duramente. Ecco la vostra coerenza, e per questi motivi che alla fine il nostro, vabbè, non annuncio il voto, brucia quando si dice ponte, tempo, perché brucia, è vero, sta bruciando, va bene, grazie Presidente, abbiamo finito, l'effetto è stato raggiunto, grazie.